costruiamo una casa. Sì, voglio una cuccia nuova. Voglio una casa nuova. Io faccio l'arredamento. Comprami una cuccia. La costruiamo noi, che te non sei capace. Oggi costruiamo una casa di cartone per i miei cani. Te non sei capace. Costruisco una casa di cartone per i miei cani. Ecco qua tutto il cartone che ci serve, Mimmo. Cos'è sta roba? Filo, mi sembra un po' poco. Ma come? No, non prendine basta? Ancora. Va bene, facciamo arrivare altro cartone. Così va bene? Adesso si ragiona. Tieni, Filo, manca solo questo. Ah, ok, mancava questo, giusto. Iniziamo. Per costruire una casa di cartone serve tanto cartone. Dovrà avere una porta e due finestre. E poi la voglio a due piani, Filo. Ma come due piani? Sì, la voglio a due piani. Ma dopo come ci sali sopra? Te non ti preoccupare, che poi ci penso io. Va bene, facciamo come dice lei. Ok, bimbe, questa sarà la fondamenta della nostra nuova casa. Scappa, mamma, ci sta intrappolando. Aiuto, aiuto. Oh, ok, Liz la sta già provando. Com'è, Liz? Se non mi fai uscire subito, ti do un morso. Ecco, bravo, Filo, spedisci Liz. Ma come spedisci la blu? Sì. Ma no, ma questa è la nostra casa. No, Filo, non spedirmi. Non ti spedisco, Pippa. Dobbiamo farla un po' più grossa, però. Ne usiamo tre di cartoni così. Filo, il tuo scherzo di cattivo gusto, però, eh. Abbiamo già la porta? Liz, come sei uscita dalla porta, sembravi un gatto. Dov'è il gatto? Dov'è il gatto? Me lo mangio. Dimmi dove è il gatto. L'architetto lo farò io. Ma è incredibile! È l'opera architettonica dell'anno, ragazzi! Mai visto nulla di simile! Assurdo, ma hai visto la cura nei dettagli, Liz? E mica per niente, mia figlia! In questo progetto, Liz, l'unica cosa che mi preoccupa è Blubli. Combinerà sicuramente un disastro! Mettiamoci all'opera! Adesso che le bimbe sono andate a reperire i materiali, vi voglio anticipare che quando la casa sarà completa ho preparato uno scherzone da fare a loro alla fine. Ma prima c'è una casa da costruire. Cominciamo a tagliare i cartoni per poterne assemblare tre assieme. Sì, Filo, tre, anche quattro, cinque. No, hai detto tre, non quattro. Facciamo tre, è già troppo. Sta attento con quel tagliolino che ti fai male. Grazie, Blubli, so quello che faccio. Prime due pareti e primo cartone posizionate. Andiamo a ricavarne un altro. Ti piace, Liz? Io non mi fiderei, Liz. Aiuto, Filo, sono sporca di sangue, c'ho tutto rosso nel collo. Cosa? Ma come hai fatto? Ti sei fatta male? Cosa succede? Mai tagliato con gli alterino? No, non inventarti le cavolate, non c'hai niente, dai, ti sei sporcata da qualche parte, ancora dobbiamo pitturare poi. Ma come hai fatto a ridurti così blu? Cosa hai fatto? Solo fatto un giro nella casa sull'albero. Ma dove? Quella rossa. Oddio, aiuta! Va bene, fammi vedere, dai, fammi vedere dove sei stata. Ma questa blu è la casa sull'albero di Aka. Noi oggi la facciamo molto più bella di così. Ma cos'è che hai fatto? Fammi vedere. Non lo so, sono solo andata dentro a fare le pulizie. E qui ti sei macchiata. Io lo so come ti sei macchiata, Blubli. Qui c'è la vernice ancora fresca. E dopo questo mio incredibile infortunio, Filo ha iniziato a costruire la casetta di cartone sotto la nostra attentissima l'abbiamo controllato noi, insomma. Come vanno i lavori, Filo? Procede tutto più o meno secondo i piani. Fate vedere come è messa Shirley con la pappa. E così sotto il sole cuocente prendeva forma questo capolavoro architettonico. Shirley, di cosa ti occupi per questo progetto? Io mi occupo di far arrivare la pappa all'interno della casetta. Ah, ok, ma non è un po' poco, scusa? Sì, perché sentiamo, te di cosa ti occupi? Io sono interior designer, l'ha detto Filo. No, guarda, non ci credo neanche se lo vedo. A proposito, sto cercando un divano. Vorresti fare il mio divano con le zampe nella mia casetta? Ma come ti permetti? Me ne vado! No, aspetta, non ti offendere, dai! Spostati lì! Spostati tu! Non ci stiamo! Ragazzi, smettetela! Filo, sbrigati per questa porta! Sì, basta! Basta che ti togli, lì! Filo, sbrigati! Qui dentro è caldo! State tranquille, sto facendo! Un attimo, arrivo! Eccoci qua! Come ho fatto entrare? Questo non saprete mai. Ma sapete come abbiamo fatto ad uscire? Ma che li stai minacciando? Ma sapete come abbiamo fatto ad uscire? Adesso tocca alle finestre. Sì, ma Filo, è troppo caldo. Bisogna fare un po' di ombra qui. Va bene, cosa faccio quindi? Fai un porticato. Va bene, facciamo un porticato. A parte che si dice porticato. Guardate, Filo, non sa neanche parlare. Non sa parlare, chi glielo insegna? Io non di sicuro! È la nostra finestrella questa! Brava Shirley, allora fai qualcosa anche te oggi! Mamma mia, quanto è brutto questo filo rosa! Com'è blu? Piace? Non ha per niente stile questa minestra! No, ma come no? A parte che si chiama finestra, allora tu non ci entri qua! E anche se a blu non piace, questa è la nostra finestrona posteriore, in cui abbiamo fatto anche le tende! Ma fa schifo, non c'è neanche il tetto! Questo è vero, dobbiamo costruire il tetto, è forse la parte più complicata. Molto
sotto consiglio di Blu stiamo facendo le prove per il tetto. A voi vi piace piatto? No, God, please, no, no! Così, guarda. Oh, attenzione, ci siamo. Siamo arrivati a un dunque e abbiamo avuto un colpo di genio, un po' alla Chiara, lo ammettiamo. Dopo il resto l'ho inventato io e se non funziona è colpa mia. Abbiamo creato un incastro a puzzle nella parte superiore in modo che si sostengano reciprocamente. Abbiamo detto che se funzionava era merito mio, è merito mio. Però l'idea iniziale l'ha avuta la Chiara. Te, Blubi, che eri polemica, ti devo far vedere il tetto. Sei pronta? 3, 2, 1... Guarda! Fa schifo, Filo! Non è vero! Lo dobbiamo migliorare, ma secondo me ci siamo, eh! Per me no! Andare dentro, dai, vai dentro! Fa vedere! Brava! Fa schifo! Per la facciata davanti e la facciata dietro realizziamo due triangoli che vanno a coprire la parte restante del tetto. Vediamo se abbiamo preso bene le misure. Raga, ci siamo! Perfetto! Ottimo lavoro, ragazzi! Intanto vado a prendere il pranzo! Ovviamente di pappa voglio questa! Tieni, Filo, ho trovato la pappa! Va bene, ho capito. Potevi passarmela anche con più delicatezza, però, eh? Hai ragione, avevo troppa fame! Qualcuno ha detto fame! Per bere l'acqua voglio le ciotole con la faccia di Liz! Va bene, piccola, le mettiamo qui all'ingresso, ok? Se Shirley fa il divano, non esiste il divano senza TV! Non è molto carino da dire a tua figlia. Però è vero, una televisione ci sta. Sì, va bene, portiamo anche la palla. Fortuna che abbiamo fatto la finestra grande, bimbe. Questa la metto qui. Shirley, serve un divano, conosci qualcuno? Ok, il divano lo posizioniamo qui, va bene, Blubli? Sì, ma mettimi anche una cuccia! Va bene, arriva anche la cuccia. Devo fare tutto io qua, voi date gli ordini e basta, eh? Ecco la tua cuccia, Blubli, qui all'ingresso. Sei contenta della tua cuccia? Sì, può andare bene, però digli il ristorante che ho fame! La nostra cuccia per cani ha anche un ristorante incorporato. Le bimbe mi hanno messo dentro a me e vengono qui a ordinare il loro cibo. I menu di Dogfy Diet sono personalizzati sulla base delle esigenze del tuo cane, in base a razza, età, peso ed eventuali intolleranze. A disposizione per le bimbe ci sono tacchino, pollo e salmone. Ci sarebbe anche il manzo, ma l'abbiamo finito. Possono scegliere il loro menu di giornata in base alle loro preferenze. È a pagamento, te lo dico. Allora, con la zampa, dai, quale vuoi? Voglio il pollo, Filo! Pollo? Tenga! Buon appetito! Mamma mia, quanto è buona questa pappa! Se non mi dai la pappa, allora faccio la barista! Ma non puoi lavorare, non c'hai neanche un anno! Almeno da qui posso mangiare tutta la pappa che voglio! Va bene, adesso ti do la tua pappa anche a te. Gliela servo qui dentro! Dogfy Diet è la pappa personalizzata che ha una ricca base proteica con minerali e verdure aggiunti. È anche una pappa estremamente idratata e che quindi è ancora più preziosa in questi mesi estivi. Ok, il triangolo del tetto è fissato. Dovrebbe essere venuta carina la struttura, ma ve la facciamo vedere tra poco. Non vedo l'ora di fare gli abbellimenti interni e di farveli vedere, ma soprattutto di vedere la reazione delle bimbe allo scherzo finale. La villa è completata, ragazzi. Sì, ma siamo pronti? E questa è la casa di cartone completata! Guardate che bella! Bella, Blubli, ma non è niente in confronto allo scherzo finale che vi sto per fare. Come uno scherzo? Allora scappo via! No, non puoi scappare, eh? Devi stare dentro la cuccia. Stai lì e non rompere. No, io faccio quello che mi pare. Merita entrare nella cuccia che c'è una sorpresa. È tempo per le bimbe di entrare in casa e di subire il mio scherzetto. Bimbe, venite qua. Vai dentro. E siccome è tutto il video che Blubli rompe le scatole per avere i giochi, guardate che cosa gli tiro dentro. Bimbe! Col cavolo che mi frega! No, no, guarda che c'ho le palline, guarda! Quante palline! Blubli, ormai sei uscita però, eh! Adesso cosa fai lì dentro? Abbiamo fatto una finestra troppo grande, Blubli è riuscito a uscire. Blubli, rientra, dai, to! Vai! Ma che scherzo è, Filo? Blubli, vai, dentro, vai! Oh, mi sono incastrata, aiuto! Però... Ho già rotto la casa, no! Filo, fa caldo, ci sono 40 gradi! Hai ragione, fa caldo. Devo mettere condizionatore, hai ragione. Adesso la raffredderemo. E questa era la nostra nuova villa in cartone. Fateci sapere se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale. E guardatevi questi altri due video! Nei prossimi video andremo ad oltremare e a fare pet therapy per un giorno.